A Teramo l'amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di Piazzale San Francesco nella sua vocazione a terminale dei pullman. Il progetto disegna un nuovo profilo più funzionale, efficiente e decoroso dell'autostazione, trasformando l'attuale sito in vero e proprio terminal dotato di tutte le installazioni che adesso sono proprie: pensiline, panchine, abbattimento delle barriere architettoniche, postazioni per le ricariche delle autovetture elettriche, videocamere, accessibilità controllata, segnaletica orizzontale e verticale, domotica e inoltre una disposizione degli stalli per la sosta dei bus più razionale ed organica. Sì, importante progetto, atteso da qualche tempo. Si era aperta una procedura con TUA, che è il soggetto attuatore, con una tempistica. Purtroppo ci sono stati dei problemi. TUA ha rimesso un progetto, poi ne ha rimesso un'altra parte migliorata, quindi purtroppo si è perso un po' di tempo, ma non fa niente. Adesso noi abbiamo accelerato tantissimo in amministrazione, è arrivato il progetto alcune settimane fa, abbiamo approvato ieri pomeriggio in giunta, lo rimanderemo a TUA in modo tale che si possa prima possibile dare via a questi lavori importanti di questo luogo, che è un punto intermodale di mobilità non solamente cittadina ma di tutta la provincia di Teramo, visto che ci arrivano gli autobus dalla provincia ma anche da fuori regione, e quindi è importante che abbiano una dignità e una funzionalità come questa città merita. I soldi sono 550.000 euro, quindi sarà rifatta tutta la tua stazione, in pratica i bagni, tutta l'accoglienza, sarà anche ridisegnata, anche se è un progetto bellissimo, e anche la parte dietro i giardini che poteva creare delle situazioni di poca sicurezza verranno messe a posto, quindi risolveremo un problema grande, perché qui girano migliaia di studenti tutte le mattine, tanti cittadini teramani che vanno a lavorare fuori, prendono il pullman alle 6 di mattina, e il primo impatto con la città di Teramo, quindi anche una vetrina per la città che arriva nella tua stazione, e quindi c'è proprio assolutamente bisogno di rimodernarla, di fare un grande restyling. E diciamo che siamo soddisfatti, adesso ci sarà la gara per l'appalto e vigileremo anche su quello, speriamo che lì non ci siano ulteriori ritardi, ma saremo vigili.